degli interventi. La condizione dei minori e delle famiglie ci sta particolarmente a cuore, e ovviamente sono il centro della vita comunitaria e quindi e i giovani e i minori sono il nostro futuro, e quindi è compito delle istituzioni porre un'attenzione molto alta su questa tematica. Detto questo, e quindi i servizi sociali, anche attraverso i numeri che abbiamo comunicato e continueremo a comunicare proprio attraverso l'osservatorio interno, segnalano appunto questo aumento di richiesta di intervento da parte delle famiglie, che non è sempre un intervento prettamente economico di supporto, ma anche di sostegno alla genitorialità. Per cui noi lavoriamo nell'ottica dell'integrazione dei minori con disagio, perché anche loro tendono ad emarginarsi se non lavoriamo insieme, e poi a creare, ad entrare in circuiti anche pericolosi di criminalità o di marginalità. Ma anche con i disabili il tema è importantissimo, perché noi vorremmo davvero che si arrivasse ad una comunità locale sempre più integrata, ed anche per questo abbiamo aumentato moltissimo l'impegno di spesa di circa 180.000 euro all'anno, proprio perché sono aumentati i nuclei familiari con minori a carico, come accennavo, per il tema anche dell'autismo, che vede qui a Fano questo centro di eccellenza a livello regionale, che ha una grossa ripercussione anche a livello nazionale, e quindi molte famiglie da più regioni d'Italia si trasferiscono, e ovviamente prendendo la residenza noi come Comune di Fano ci adoperiamo per l'inserimento scolastico, quindi il supporto agli insegnanti di sostegno e ai team scolastici, e anche l'impegno all'assistenza domiciliare nelle proprie case.